Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo la settimana con una notizia interessante, ovvero la presentazione di un pacchetto di accessori della Ducati dedicato alla nuova Panigale V4 e Panigale V4S 2020. Una notizia secondo me interessante perché fa rendere conto un po' anche dei prezzi della Ducati che applica sulle moto nuove e magari può essere utile per chi magari ha una Panigale V4. Per chi vuole delle performance maggiori in pista o per chi magari ha addocchiato queste moto, dovrebbe fare un finanziamento e magari insomma con questo pacchetto risparmia qualcosina rispetto a prendere ogni accessorio singolarmente e quindi magari se lo può acquistare già configurata con il pacchetto. Quindi può essere interessante un po' per tutti, no? Per chi ha i giapponesi, insomma, ha un motivo in più magari per criticare i prezzi della Ducati. Allora, prima di partire, ragazzi, due precisazioni. La prima, vedrete in questo video comunque dei prezzi molto elevati, sicuramente, quindi saranno sicuramente oggetto di critica da parte di molti di voi, però va sempre fatto comunque il ragionamento che parliamo di la Ducati. La Ducati ha un culto dietro, la Ducati sappiamo che applica sempre dei prezzi molto più alti rispetto ai giapponesi su componenti, accessori, ma anche sulle moto in sé. Però comunque c'è la gente che acquista queste moto le vendono, gli accessori li vendono nonostante i prezzi, quindi alla fine uno si lamenta quanto vuole, però alla fine la Ducati c'ha ragione, perché la Ducati applica dei prezzi più alti, la gente li compra, la Ducati non deve fare il bene dell'umanità e quindi alla fine c'ha ragione la Ducati col discorso prezzi. Per esempio Panigale V4, Panigale V4S, la Panigale V4 speciale sono moto che comunque vendono bene in Italia, anche in Europa e anche la nuova Street Fighter V4 vende bene in tutta Europa. Quindi alla fine è inutile lamentarsi dei prezzi perché tanto la gente comunque li spende lo stesso tramite ovviamente quasi tutti tramite finanziamenti. Seconda precisazione, io non sono un ducatista perché magari qualcuno vede dei miei video, a volte parlo male dei giapponesi come nel video del CBR 1000RR che ho problema alle bielle. O magari parlo bene delle Ducati e quindi magari penso che io insomma sono un Ducatista, no? Cioè in base a su quale moto parlo male la gente pensa che sono un Ducatista o un Mangiariso, cioè la definizione che noi diamo agli amanti delle moto giapponesi. In realtà ragazzi io sono comunque un possessore di GSX-R600K8, ho sempre avuto moto giapponesi. La Ducati in sé non mi piace come casa, ma per il culto che c'è dietro, c'è troppo culto, ecco, da parte delle persone dei Ducatisti dietro al marchio, no? Quindi non mi piace troppo come casa la Ducati, però comunque devo dire apprezzo molto la Panigale V4. Mi piace come estetica, mi piace la soluzione comunque delle elettrodinamiche, mi piace poi come numeri, come prestazioni, come sound e come si presenta anche la moto in sé. Insomma, secondo me è la moto 1000 al momento più bella mai prodotta. Detto questo, partiamo un po' con questo pacchetto. Allora, tutto quello che vi dirò lo trovate tranquillamente anche voi da soli andando su Google, al sito ufficiale della Ducati, quindi ducati.it, alla sezione configuratore. Ci cliccate sopra, quindi con il mouse andate su sezione configuratore e lì vi esce una lista comunque delle moto che la Ducati ha in gamma per il 2020. Andiamo sulla sezione comunque dedicata alla Panigale V4, V4S e V4R. Aspettiamo 2-3 secondi e carica comunque la pagina del configuratore. A quel punto ci troviamo la moto, la Panigale V4, in configurazione stock, al prezzo quindi minore, no? 23.800 euro circa. Sulla destra si può selezionare, ci sono diverse opzioni, ci cioè sono i pacchetti, ci sono gli accessori, c'è la sezione per gli outfit, per vedere quanto costano magari i vestiti, eccetera, eccetera. A noi interessa il pacchetto, quindi prima opzione in alto. Ed esce questo pacchetto racing nuovo appena annunciato dalla Ducati. Dunque, questo pacchetto comprende una serie di accessori e io ho messo insieme diverse schermate nel sito con Photoshop per farvi un riassunto comodo in una sola schermata che vedete qui di fianco, dove ci sono accessori e dove c'è anche il prezzo finale. Allora, ragazzi, il pacchetto comprende una lista nutrita comunque di accessori sicuramente interessanti. La parte da leone di questo pacchetto lo fa sicuramente lo scarico completo, quindi terminali, perché sono due, uno sulla destra e uno sulla sinistra, più i collettori, tutto in titanio, che insomma prende gran parte del prezzo totale di questo pacchetto. E poi ci sono accessori interessanti come le carene, comunque dedicate alla pista, ci sono leve, ci sono protezioni, ci sono adesivi, ci sono comunque alcune parti in collaborazione con la Rizoma. Prezzo totale di questo pacchetto, ragazzi, lo avete visto, 7.000 euro, quindi un prezzo molto molto importante.
giustificato, se vogliamo così, dal sistema di scarico, che quantomeno aumenta anche comunque le prestazioni della moto. Va detto comunque che il pacchetto è dedicato alla pista, quindi non si può utilizzare questo pacchetto sulla strada perché il sistema di scarico in titanio non è omologato, ma si può utilizzare solo in pista. Dicevo, il sistema comunque di scarico in titanio riesce anche ad aumentare ovviamente le prestazioni della moto. Di quanto? Parliamo di un 6 kg in meno per quanto riguarda il peso, quindi diventa più leggera la moto, passa da 175 kg a 169 kg, quindi va a pesare quanto una KTM Duke 790 a secco, ed è veramente tanta roba, diventa una moto leggerissima, e poi aumenta anche la potenza. Viene indicato un aumento di potenza con questo scarico del 6%, quindi facendo due calcoli siamo nell'ordine più o meno dei 12 cavalli. Quindi la moto passa da 214 cavalli a 226 cavalli. Quindi prestazioni mica male. Per farvi rendere conto, magari se avete provato o proverete in futuro una 790 della KTM, la Duke, potreste rendervi lontanamente conto di cosa parliamo, perché la Duke ha un peso uguale, pesa quanto questa Panigale V4 con il kit, con questo pacchetto pesa secco 169 kg, nonostante abbia comunque un motore bicilindrico con una potenza di 105 cavalli, quindi molto meno potente rispetto alla Panigale V4. Però già provando magari in strada, ma anche in pista, una Duke 790, vi rendete conto di quanto sia divertente, quanto sia efficace, quanto sia manovrabile una moto che pesa così poco. Quindi a quel punto voi potreste immaginarvi utilizzare una moto così che pesa così poco con però più del doppio della potenza. Ecco, sono numeri veramente che lasciano esterrefatti, cioè 226 cavalli su un peso di meno di 170 kg a secco è veramente tantissima roba, ragazzi. Non c'è di fatto concorrenza, ecco, su dei dati simili per quanto riguarda le giapponesi. Ora, per curiosità, sono andato a vedere quanto costa solo il sistema di scarico in titanio, perché sul pacchetto comunque non è segnato, non è indicato. Però cliccando su accessori c'è il costo di questo sistema di scarico. Ve lo lascio qui di fianco, ragazzi, questo sistema in titanio, full titanio, non omologato, costa ben 5.000 euro. Ragazzi, 5.000 euro più o meno va a costare quanto un 125. Cioè, se il pacchetto in sé, 7.000 euro, va a costare quanto un MT-07, della Yamaha, questo solo sistema di scarico va a costare 5.000 euro, quindi quasi quanto un 125 nuovo. Quindi a questo punto bisognerebbe capire se costa più, se il problema è che costa troppo il sistema di scarico o costano troppo 125, ma entrambi comunque costano troppo. 5.000 euro, per fare un paragone, anche in questo caso per curiosità, per scienza, sono andato a vedere quanto costerebbe un sistema di scarico full titanio non omologato per la pista per un R1 2020, sempre della Krapovic. Lo vedete qui di fianco, costerebbe 2.500 euro circa. Anche se comunque va detto una cosa, che la Panigale V4 utilizza due terminali e non uno come sulla R1, quindi diciamo potrebbe essere giustificato in parte questo prezzo di 5.000 a fronte di 2.500 dell'R1. Mentre, sempre per curiosità, sono andato a vedere quanto costerebbero solo i terminali. Quindi se uno vuole cambiare solo i terminali della Panigale V4, quanto gli costerebbe? Anche in questo caso, ragazzi, 3.500 euro. 3.500 euro solo i terminali, ragazzi, è tantissimo. Anche in questo caso sono due. Facendo un paragone, per esempio, sempre con un R1, un terminale in titanio va a costare attorno agli 800-900 euro. Facendo un per due, comunque non uscirebbero i 3.500 euro, che sono quelli richiesti per la Panigale V4. Quindi prezzi molto alti, il pacchetto sicuramente interessante, però ovviamente aumenta di parecchio il prezzo della moto. La Panigale V4 di base viene via con 23.500 euro circa, con il pacchetto si va attorno ai 30.000 euro, quindi prezzo mica da ridere. Panigale V4S, facciamo lo stesso calcolo, da 28.800 che costa più o meno, fate un 7.000 e si supera abbondantemente i 30.000 euro. Quindi effettivamente è molto costoso il pacchetto dedicato a chi ha i soldi, a chi va in pista, a chi vuole, insomma, distinguersi, non lo so, vedete un po' vecchio dedicato. Io ovviamente non lo comprerei, ma perché non vado in pista, non mi interessa fare il tempo, eccetera, eccetera. Questo qua è un pacchetto dedicato a chi vuole fare il tempo in pista, ecco. Magari a chi fa qualche gara amatoriale, cose del genere. Dai, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare la cosa, se magari avete una Panigale V4, se l'avete addocchiata, se magari fareste un finanziamento da 30.000 euro per acquistare una Panigale V4 con il pacchetto per avere questi tipi di prestazioni, questa potenza e questo peso.
Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e quello Instagram, Daniele Becker Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!